Che cos'è il sex orientering pediatrico? Sex orientering è appunto uno score clinico da utilizzare da parte del pediatra di base per l'analisi della sessualità dell'adolescente che si basa su quattro punti. Il primo punto è essenzialmente l'analisi del corpo, cioè tu hai un corpo di tipo maschile, femminile o altro. Il secondo punto si basa sulla mente, cioè i tuoi pensieri sono in qualche modo conformi al tuo aspetto fisico maschile o femminile, o in qualche modo se ne discostano. Gli altri due aspetti che indaghiamo nel sex orientering sono il comportamento, quindi se al di là del sesso assegnato alla nascita e del genere cui ci si sente di appartenere, si ha un comportamento che è concorde con quelli che sono gli stereotipi di comportamento per il ruolo maschile e il ruolo femminile, e infine l'aspetto dell'attrazione romantica e sessuale. Negli adolescenti l'attrazione sessuale è molto spesso confusa con l'attrazione romantica, nel senso che un adolescente si sente innamorato anche laddove invece si tratta di un'attrazione sessuale sotto la spinta degli ormoni che si stanno sviluppando e dell'impulsività che è propria di un'età in cui la prevalenza dei nuclei encefalici del cervello rende le emozioni principi nell'orientare il loro comportamento, e quindi avremo un orientamento di tipo eterosessuale, omosessuale o bisessuale. Perché è importante che un pediatra si occupi dell'orientamento sessuale dei suoi piccoli pazienti? Di questo score clinico, il sex orientering, risulterebbe molto importante per standardizzare l'approccio del pediatra di libera scelta alla sessualità dell'adolescente. Questo per renderlo appunto al centro, diciamo, dell'analisi, psicologica all'interno dello studio della pediatria di base, per sentirsi comunque, integrato e capito da parte del pediatra curante, che in questo modo non deve, diciamo, intervenire nella sessualità in quanto giudice o commentatore di quello che è in realtà lo stato dell'adolescente, ma soltanto come un aiuto e un supporto per l'accettazione e per la gestione di alcune problematiche, per indirizzare appunto l'adolescente a percorsi specifici e definiti dal punto di vista sanitario. Quanto è diffusa la pratica del sex orientering pediatrico? Questo questionario non è molto utilizzato dai medici italiani, anche perché è poco conosciuto e anche un po' per la resistenza ad affrontare problematiche di stampo sessuale con i minorenni. C'è un po' la paura di poter urtare la suscettibilità del minore o dei genitori, ma in realtà non si tratta di invadere un territorio difeso dalla privacy, ma al contrario, di offrire uno strumento di sostegno al minore e anche di identificare delle fasce di rischio che possono avere bisogno di interventi mirati alla problematica che emerge da questo questionario.